Carissimi amici della Pogonatomia, buon Natale e oggi proviamo un po' di cose nuove, natalizie. Mi sono fatto ovviamente tentare, prendere dalla scimmia, eccolo qua, il set di Natale di Esser Cosmesi, con tutto il necessaire per una rasatura natalizia. E poi, altra novità, un regalo. So, sapete che quando diciamo la mia policy, quando ricevo quelle cose in regalo per prova, io lo dichiaro apertamente, provandolo pur mantenendo ovviamente il più possibile quella che è la mia obiettività. DS Cosmetic, che è l'azienda con cui avevamo fatto i pennelli, mi ha regalato per Natale tre rasoi suoi. Ecco, questo qua è il primo che vi presento. E si chiama esattamente, eccolo qua, io lo faccio vedere per mosso, spero che venga messo a fuoco. Si chiama, eccolo qua, guardate, acciaio ricavato dal pieno, quindi già armato con una astra verde. Guardate che bel manico, mi piace molto il manico in questo caso. Il modello è questo. Io intanto inizio a Ah, ve lo faccio vedere. Il modello è DST7. Eccolo qua, spero che si veda. DST7. Che ricorda, si ispira, diciamo, secondo me, al Mamba 70. Un po' di rasatura. Nulla si crea, ma si distrugge. Quindi, posizione del 70. 070. Pennello useremo ormai mitico maiale irsuto, il Peacemaker di Marco Rinaldi, eccolo qua. Guardate che mi guarda malissimo, poco natalizio forse, ma molto efficace. Eccolo qua, dopo una notte di bagno, e iniziamo a raderci. Quindi iniziamo a lavarci le mani. E a sciacquarci il viso con acqua calda appena arriva l'acqua calda. Barba di 2 giorni e mezzo. Provare questo set e questo rasoio che mi è stato appunto regalato di DS Cosmetic, il DST7. Vedo qua. Allora, sapone di Extra Cosmesi, natalizio, eccolo qua, ve lo mostro. Sapone che ha una fragranza arancia e cannella ipoallergenica, c'è l'allergia che era qua, no? Eccolo qua, ancora intonso. Allora io metterei una goccina d'acqua, non neanche, però per dargli un minimo di morbidezza, e col pennello umido inizierei, dandogli il giusto tempo, a prelevare direttamente dalla confezione. Cannella e arancia che subito emergono già in prelevamento. Questo maiale è un maiale di un irsuto che voi non avete idea, e preleverebbe qua qualunque cosa, il granito penso, quindi non ha nessuna difficoltà a penetrare con un coltello nel burro in questa confezione di vetro Extra Cosmesi. Eccolo qua, e direi che ce n'è abbastanza, che dite? Allora, proviamo, ma se proviamo ancora, non è che muore nessuno. Allora, mi ribagno il viso. Buon Natale, tra l'altro. Non so se l'avete detto, ma iniziamo. Più che la cannella, io sento arancia, eh.
La cannella è più, secondo me, sfumata, però sono mie, io ho un naso, come sapete, terribile. Emerge, ma non è così preponderante. E non potevo resistere all'attrazione della fenizia natalizia di questo cosmesi. Dico sempre che è l'ultimo sapore, ma anche per, come dire, la coerenza lascia il tempo che trova. Ma io direi che un montaggio del genere può anche andare bene. Per vedere anche le doti di taglio di questo rasoio, che ripeto mi è stato regalato, per provarlo insieme agli altri due, che proveremo nei prossimi sbarbate, da Diese Cosmetica. Eccolo qua. Proviamo, andiamo, radiamoci. Astraverde. Ho un poretto, è qua, si può rompere, ve lo dico subito perché sono quei poretti che sporgono molto, quindi non sarà un errore, sarà proprio un fatto ineluttabile. E in questi giorni si mangia un po' aperitivi, Natale, anche se non si fanno i cenoni pantagruelici con tante persone, qui scorre da Dio, eh. Quello che è positivo è che la testa è delicata, e il manico pesante aiuta nel controllo, per quanto mi riguarda, della rasatura. Attenzione a prendere confidenze, però, eh. E infatti un taglietto me lo sono fatto. Visto? Dove c'ho questo poretto fisso, la confidenza. Mai, 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 mai. Rasoio facile, però attenzione, che di facile nella vita non c'è niente. Ecco il poretto, vedete che qua, se si rompe non è colpa mia questa, però. Allora, il pelo è andato, devo dire, molto bene, a parte questo mio errore di confidenza, ma semplicemente è questo solito punto dove io tendo a tagliare via questo speritare la pelle, come possiamo chiamarlo. Andiamo gli oblique contro pelo, anche perché devo dire che è stata molto efficace l'astraverde poi aiuta, eh. Piacevolissimo questo maiale, irsuto, piegato da bagni, montaggi a vuoto, ma lui previste come sul piave. Si piega ma non si spezza. Ecco qui. Allora,
Andiamo di pelo obliquo e contropelo, facciamo insieme. Qui dove c'è la piega della guancia ho questa asperità che ogni tanto, quando io sbaglio, perché la confidenza è un errore, e io predico bene e mi razzolo male. Prendiamo il contropelo. Qui sanguina, ma solo perché è un tagliettino che, come sapete, io ho una coagulazione un po' ridotta, visto che prendo appunto l'aspirinetta per la mia aura emicranica senza cefalea, si chiama così. Ecco. Allora. Rifiniamo un attimo. Direi che ci siamo. Ecco, a posto. Asciughiamo con acqua fredda. E andiamo a tamponare. Vedete che ho fatto una rasatura che alla fine mi ha procurato un mio errore, cioè mi ha procurato, ho avuto un errore, ma la rasatura è veramente liscia, 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 liscia. Qui vedete, guardate, qua ho un'asperità e quando tocco sanguina, cioè quando vado troppo forte sanguina. Quindi sono io che sono un... Vabbè, allora, mettiamo un po' di... faccia al toner. Uicevezen. Così un po' cicatrizzano. Io non metto il nome di Rocca, la, di Rocca perché non mi fa impazzire. Però tanto, questo è un tagliettino che è un red point, perché va vivo in pochissimi minuti, semplicemente sanguina. Allora, nel frattempo lasciamo che asciughi un attimo, parliamo un po' del sapone che rispecchia integralmente la nuova formula di 2 mesi, formula vegetale assolutamente soddisfacente, monta molto bene, facile da montare, ormai sono tutte così, cioè non è più una sorpresa. In questo caso, profumazione sul viso è una profumazione che, in cui l'arancia, secondo me, prevale sulla cannella, comunque molto natalizia, effettivamente. Mettiamo dopo barba? No, no. Mettiamo la barba. Eccolo qua. Allora, note di testa, anzi, note in generale, arancio, canditi e cannella. Quindi ci facciamo un panettone. Arancio, canditi e cannella.
Allora, un mix che ci sta, eh. Anche non si sentono molto i canditi. Tampone ancora un po' qua. Non tanto la cannella la sento poco. L'arancio sì. I canditi sento molto qua. Gradevole. Assolutamente gradevole. Quindi, allora, dicevamo, a questo punto, crema idratante, che in questo caso serve proprio per il nostro, anche qua ci vorrete poi, guardate, oggi, poi di Natale facciamo. Allora, una crema per la pelle proprio, quindi e la mettiamo sotto viso. La mettiamo sotto viso, senza esagerare. Questo si può mettere dappertutto. Verdina, un colore verdino. O sono io che sono daltonico. O ha un colore verdino. Allora, andiamo qua. Mi lavo le mani e facciamo un piccolo resumé, un piccolo riepilogo di quello che abbiamo provato e di quello che abbiamo visto. Allora, facciamo questo piccolo resumé. Allora, crema, abbiamo detto un must, ormai formula collaudata, niente da dire, emerge immediatamente il sentore di arancia che diciamo viene ingentilito, come dire, viene innatalito da questa cannella che però non è predominante. Quindi io non sono un amante della cannella, ma non mi ha dato fastidio. Poi abbiamo l'accoppiata fra il rasoio DS Cosmetic, eccolo qua, DST9 armato con le astre verdi, eccolo qua, spero che si veda, dovrebbe vedersi. Allora, questo è un rasoio che mi è stato regalato, premetto, quindi fate la tara. Io l'ho trovato molto 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 facile da usare. Tanto che la mia confidenza mi ha portato a questi due red point, che erano evitabilissimi, cioè non sono stati prodotti, diciamo, dal rasoio, che ha in parte risparmiato il poretto. Allora, il rasoio appunto ricorda un po' la forma del raso Mamba, è molto performante, ma è delicato, quindi io l'ho trovato assolutamente ben fatto, poi costruito appunto in acciaio stainless steel 319L, insomma, ottimo prodotto, anche il manico molto molto intrigante. Le altre verdi hanno fatto il loro lavoro, perché poi sono lame che scorrono, lame che tagliano. L'aftershave natalizio, quanto basta, anzi, va un po'. Metto ancora un po', perché proprio canditi agrumi, proprio oggi ci sto bene. Però non è, come dire, non è assolutamente pacchiano e si può usare anche in una Natale, insomma, non è assolutamente sgradevole. Crema, beh, è una crema per il viso, insomma, nutre. Beh no, dovrebbe nutrire il viso che è stato stressato dalla rasatura.
E quindi importante anche magari da mettere la sera, per dire. Io adesso intanto le creme le metto, a parte quando faccio il video che faccio vedere a tutti, le metto la sera, magari prima di dormire, che sul viso, in assoluto, rendono il viso più... lo preparano veramente la rasatura del giorno dopo. Va bene, io vi ringrazio, mi scuso per questi due errori che sono stati gli errori miei, perché comunque quando un rasoio è troppo, come dire... ti dà confidenza, ti permette di spingere, ti permette di non sentire praticamente il pericolo, rischi di avere questo problema, perdete, o questo. Quindi questa è una lezione per tutti, anche per me che sono tanti anni che utilizzo questa tecnica di natura. Buon Natale a tutti, quindi, e buona barba a tutti, e ci vediamo prossimamente.